Eccoci qui con tre giocatori della Trentino, noi la chiamiamo Itas Trentino per differenziarla dalla Trentino Young. Primi in classifica abbiamo Michelotti, Molinari, Davide. Allora, cominciamo da Davide Aprile, perché è meglio dire il cognome così si ricordano di te. Innanzitutto, qual è la tua posizione in campo? Centrale o... Abbiamo visto il tuo movimento in campo, belle le tue, i tuoi interventi sotto rete, a centro della rete, a punto centrale. Come ti è sembrata la partita? È bella, si poteva fare di più in eccezione come in battuta, però è una partita. Ok, perfetto, bene, 3-0, ricordiamo, avete vinto, Molinari ha fatto bene anche all'andata. Ce lo ricordiamo, la partita dell'andata ti prendeva un po' in giro, Molinari, perché vincevamo 2-0, poi dopo il tuo intervento siete riusciti a vincere 3-2. L'andata hai giocato sicuramente bene, oggi hai giocato altrettanto bene. E dimmi una cosa, il primo set era molto combattuto. Cosa è successo secondo te negli avversari, nella squadra di Joshua del Sassi Festi, che nel secondo set hanno mollato letteralmente? Sicuramente arrivare lì ad essere punto a punto e poi perdere è sicuramente un po' luccicante, insomma, diciamo, e quindi sarà stato per quello che sono stati più, tra virgolette, meno sinceri. Combattivi. Esatto, nel secondo set. Ricordiamo che il primo set hanno perso 25-23, mi sembra, proprio sul 22 pari abbiamo ceduto per qualche errore magari di organizzazione, ma dopo ci riguarderemo la diretta. Abbiamo Michelotti, una vecchia conoscenza nella Trentino Volley. Da quanto tempo è che giochi per l'Itas Trentino? Io gioco da 3 anni. Infatti, ci ricordiamo anche qualche partita passata quando eravamo ancora avversari anche di società. Abbiamo anche Vincenzi. Buongiorno. Sono arrivati anche tutti, Modena. Chi è questo ragazzo qua? Come ti chiami? William. William Righi, lo conosciamo molto bene. Ma chi te mette di più nel girone? Io personalmente temo di più i Miners o i 19, perché sono due belle società che sanno giocare bene la pallavolo e quindi... Ottimo. Approfittiamo, dato che c'è anche Modena qua con noi, sappiamo che tu giochi anche con la 15, logicamente. Oggi eri qua con l'allenatore, con Stefano Febei. Come ti trovi con lui? Molto bene, perché è sempre pronto a dare così tecnici e soprattutto non è difficile che si scaldi, è sempre molto tranquillo e pacato. Ottimo, grazie. Approfittiamo, stanno scappando tutti. Righi, abbiamo visto delle schiacciate fenomenali da parte tua, salti su, sappiamo che Fornasiera è quello che salta più in alto, ma secondo me a misura, se hanno misurato, io non c'ero, ma sei tu il secondo, perché salti altissimo. Come ti trovi con gli alzatori? Con gli alzatori bene, specialmente la palla più veloce in posto 4, riesco a toccarla molto meglio. Ottimo, oggi abbiamo visto anche un miglioramento notevole sulle battute, qualche errorino ci sta, però abbiamo visto che ne hai fatte parecchie di seguito, hai portato anche punti in squadra e punti importanti. Bene, adesso chiediamo a Vincenzi. Vincenzi invece lo bacchettiamo un pochettino sulle ricezioni, secondo me è il tuo punto debole, lo prenderai come segno d'amicizia, perché agli amici glielo dico per vederli migliorare. Invece ho visto bene l'affiatamento che hai con la squadra e la posizione in campo per riuscire ad organizzare le azioni. Cosa ti è piaciuto della squadra oggi con cui hai giocato? Tutto lo spirito di gruppo, cioè anche se sbagliavamo punti, muri, così riuscivamo sempre a uscirne e ribaltare un po' la partita. Infatti il primo set eravamo lì, però abbiamo vinto, perché ci siamo dati la vinta ad un altro e abbiamo... Ottimo. Bravissimi ragazzi, grazie. Molto bella la partita, complimenti, mi sono divertita perché vedere la Serie A rallentatore.